il primo talk e farei un'introduzione a questo talk che poi lascerò a Daniela. In quello che è l'agile, fondamentalmente l'agile coinvolge le persone. Coinvolgere le persone e considerare il fattore umano è importantissimo nell'agile. Ecco perché Daniela, che a brevissimo invito qui nel palco, ci parlerà di un tema molto interessante dell'agile, che è il fattore umano nello sviluppo agile del prodotto, ma non nello sviluppo agile di prodotti software, bensì di prodotti fisici. Quindi quello di cui Daniela ci parlerà è dello sviluppo agile di progetti, quindi non software, ma di prodotti fisici, quindi design di prodotti fisici. Io farei un grande applauso a Daniela Rinaldi per il suo corso. Prego, ti lascio il microfono e ti do tutta l'assistenza che posso, agilmente, insomma. Funziona? Funziona. Allora, grazie per essere qui e grazie per aver portato pazienza e spero che siate una digestione un po' più brillante della mia, che è un pochino rallentata. E iniziamo. Grazie a voi per avermi presentato e avermi invitato qua, grazie a Interlogica. Io mi occupo di Scrum, di coaching agile, sono una Scrum Master e arrivo all'agile perché sono un'appassionata di project management. Io sono un architetto, ma degli architetti di quelli che costruiscono le case, non degli architetti software. A un certo punto mi sono trovata a gestire i progetti, quindi a gestire le persone. Non funzionava niente, diagramma di Gantt. Si lavorava solo per aggiornare il diagramma di Gantt, per cui mi sono interessata di trovare qualcosa che funzionasse di più e qui ho incontrato Agile. E quindi la mia esperienza e il mio viaggio nello project management ibrido è iniziato durante un corso di project management di non tantissimi anni fa, in cui ho conosciuto Claudio Saurini, appassionatissimo di project management ibrido, che mi ha fatto capire com'era possibile, come sarebbe stato possibile sul campo mettere insieme Gantt, la VBS, i diagrammi del project management classico con la Lean e con Agile. Oggi di cosa parleremo? Come sono entrata nelle aziende e come le ho trovate? E poi quali sono i contesti organizzativi? Poi com'è possibile, con ricette sperimentali che non hanno nulla di scientifico, ma che sono sempre in prova, sempre in evoluzione e sempre centrate sulla persona, mettere insieme queste diverse metodologie di project management? Le luci e le ombre che stiamo incontrando adesso e il sogno, i progetti futuri su come vorremmo migliorare ancora queste ricette. All'inizio mi sono trovata donna, parlavamo prima con un'altra project manager donna, in aziende meccaniche, in aziende fortemente improntate da figure maschili. Maschiliste? Sì, no, molto testosteroniche comunque come aziende. Oltretutto come non tecnico, non specialista di queste aziende. Questo un po' mi ha ostacolato perché come project manager ci si aspetta ancora che si sia anche specialisti un po' del prodotto, ma in certe cose mi ha anche facilitato perché a me venivano a raccontare cose che a un project manager uomo non racconterebbero mai, neanche in corridoio. Me le raccontavo personalmente nel corridoio e ancora adesso funziona così. In realtà questo è proprio tipico della figura dello Scrum Master. Lo Scrum Master è una persona che ti sta accanto e che ti
aiuta a lavorare meglio, ma non nel tuo specifico tecnico. Nel tuo specifico tecnico ti deve rispettare a mille. Nel tuo lato umano, lo Scrum Master è ciò che nel software aiuta i team a, nel software, nella progettazione software prima, nell'agile, ciò che aiuta, la persona che aiuta i team a lavorare meglio. Le aziende in cui mi sono trovata a lavorare, in certe cose si assomigliano, in certe cose si distanziano. In che cosa si assomigliano? Quasi tutte sono aziende del nord-est, di questa zona, venete o trentine, tutte fondate dalla visione di un fondatore, un uomo che aveva questa idea innovativa, quindi centrate sul progetto di una persona. Aziende familiari, quindi, che continuano a essere familiari, che sono alla seconda, alla terza generazione. Si distinguono per cosa? Si distinguono perché le seconde e le terze generazioni hanno delle evoluzioni diverse. I paradigmi organizzativi iniziano a essere diversi. Ce ne sono alcuni ancora un po' ancorati agli anni 90, molto maschili, molto orientati al risultato, altri che sono più orientati al benessere delle persone, ma non il benessere delle persone perché siamo buoni o siamo buonisti, ma perché in aziende dove si sta bene si lavora meglio, si produce di più, si produce meglio. E il benessere ha un'ottima ricaduta anche sul territorio. La floridità delle aziende ha delle ottime ricadute sui territori. Aziende con persone che si rendevano conto man mano che su raccomando non si ha l'intera visione del mercato ormai. Non è più sufficiente la visione iniziale, ma e quindi iniziano a chiamare a raccolta i team di dirigenti a lavorare in un modo diverso insieme. Aziende con fortissime specializzazioni profonde, verticali, persone profondamente competenti, bravissimi, ma distinti per silos di competenze che a volte venivano a cozzare e iniziavano gli scontri. Sull'orizzonte partivano dei grandi temporali e anche lì c'era l'altissimo management che diceva non possiamo andare avanti così, lo scaricabarile non funziona più. La colpa tua o colpa mia, ricercare la colpa non funziona, bisogna cercare un modo diverso di lavorare. Si lavora bene dove la dirigenza è allineata, è una fatica, però bisogna lavorare anche a livello di alti papaveri che molto spesso sono abituati a brillare. Sono solo loro che brillano, pensano di essere più bravi degli altri, migliori degli altri, avere la visione migliore degli altri, ma se la dirigenza non si allinea su una visione comune, le aziende di oggi non vanno da nessuna parte, le persone, i team lo sentono. E oltretutto, sempre all'interno di questi contesti, soprattutto contesti veneti con altissime specializzazioni, con eccellenze nella produzione, mi sono trovata, e ogni tanto mi trovo ancora, in aziende che esprimono prodotti di altissima qualità, che arrivano sul mercato e non è quello che chiede il mercato, sono scollati dal mercato, oppure arrivano sul mercato ed è troppo tardi, perché qualcuno è arrivato prima di loro, qualcuno che lavora in modo più veloce e più connesso con quello che è richiesto dal mercato. Due o tre anni fa, all'Agile Business Day di Vicenza, di Venezia, Andrea Provaglio ci ha presentato questo libro, Reinventing Organization, non so se ve lo ricordate, la LU, Reinventare le Organizzazioni, esiste anche in italiano, è illuminante, è un libro illuminante perché racconta dei paradigmi organizzativi delle società, in realtà sta parlando di aziende, è un libro che parla di organizzazione aziendale, non di etica, non di sociologia, sta parlando dei posti dove noi lavoriamo. E ci dice che le aziende sono un mix di paradigmi organizzativi, dal paradigma organizzativo RED,
10.000 anni fa, tipico di, delle organizzazioni umane di 10.000 anni fa, retto dalla paura, dal branco, ai paradigmi organizzativi Ambra, retti dalle gerarchie, gli ordini militari, dove c'è il riconoscimento nei processi, dove ci si para dietro la certezza dei processi, si cercano delle certezze, verso le organizzazioni Orange, dove c'è una grandissima capacità tecnica, dove si tende al risultato, dove le organizzazioni sono proiettate verso l'innovazione. Le aziende di oggi sono ancora un mix di questi paradigmi organizzativi. Alcune tendono ai paradigmi successivi, che qui avevamo visto essere quello green e quello teal. Teal è un colore che in italiano è difficilmente traducibile. È il colore del foglie del tè verde quando è bagnato. Pensando a questi paradigmi organizzativi mescolati insieme, con Claudio Saurin, che è questa persona, che è il direttore di sviluppo prodotto in Breton, grandissimo studioso di project management ibrido, appassionato, ho iniziato a praticare con lui questo mix di metodologie organizzative. Questa è l'unica slide un po' tecnica che ho. Sappiamo che lo sviluppo prodotto passa attraverso 4-5 fasi tipiche, che in realtà non sono delle fasi così giustapposte, separate. Lo staging gate reale, vero, non esiste, è una data che sulla carta che proviene da un diagramma di Gantt, perché il board prevede che si diano delle date di scadenza. In realtà l'agile si può attagliare bene a quasi tutte queste fasi, soprattutto la parte iniziale, l'ideazione e la progettazione. L'agile è perfetto per gli ambienti dove c'è sviluppo veloce e creativo, com'è nell'ambiente del software, ma com'è anche nella progettazione di macchinario industriale e com'è anche nella progettazione dell'arredamento, com'è nella progettazione architettonica. L'agile va bene anche quando si passa alla produzione o all'acquisizione dei materiali, cioè quando si va quando si aspetta a acquistare il materiale quando si è lanciata l'ultima distinta base. Non può funzionare rispetto alla velocità. Bisogna riuscire a lanciare le distinte basi prima, anticiparle. Chi sta nella parte degli acquisti si organizza in modo diverso quando ci sono paradigmi di organizzazione così iterativa e incrementale per incrementi successivi. Anche il montaggio e il collaudo si possono montare prima alcune cose, provarle con dei dispositivi che simulano il resto di alcuni macchinari, esattamente come si può fare nel software. E poi la validazione sul campo è assolutamente agile, si fa la validazione man mano di ciò che è stato costruito e di ciò che è probabile. È un percorso che passa attraverso questa frase che a me piace moltissimo, Confucio: dimmi e io dimenticherò. Mostrami e potrei ricordare, ma coinvolgimi e capirò. Qual è in realtà il segreto sulle persone, sul lavoro sulle persone? È la condivisione. Mi ricordo che quando abbiamo fatto questo Lean Canvas, chi usa il Lean Canvas? Chi ha usato il Lean Canvas? Lean Canvas è una modifica del Business Model Canvas, che a me piace molto. Ricordo che con un team in cui c'erano soprattutto dirigenti di un'azienda che, va bene, qui c'è scritto, è Galli. Galli fa macchinari per Tetra Pak, è il braccio costruttivo di Tetra Pak. Quando abbiamo fatto questo Lean Canvas per studiare questo nuovo prodotto, che per me era un prodotto, RG50, c'erano con me in questa stanza i vari dirigenti, c'era il direttore commerciale, c'era il direttore di produzione, il direttore tecnico, c'era la proprietà, c'era l'assistenza post vendita.
e non ne venivano fuori. Cercavo di fargli scrivere uno slogan che indicasse che cosa faceva questo nuovo macchinario e non ne venivamo fuori, continuavano a scrivermene di diversi, eravamo fermi a quattro, però continuavano a litigare comunque. Questo canvas è enormemente affollato. A un certo punto mi sono resa conto che stavamo parlando non di una macchina sola, poi mi sono resa conto che in realtà era tutta una nuova serie e per di più non riuscivano a mettersi d'accordo su quali erano le priorità, perché le loro comunicazioni fino a quel momento lì erano state una serie di mail, mai lavori, workshop condivisi insieme, tutto il board dell'azienda, per parlare di dove stava andando l'azienda. Facevano delle riunioni di direzione ogni lunedì, molto parlate, poco visuali. Ho iniziato a chiedere, ma voi sapete, ognuno di voi sa di che cosa sta parlando, ognuno di voi mi sta portando un cliente, mi sta indicando un prodotto, una nuova linea di business, vogliamo scriverlo nero su bianco, rispondere a poche semplici domande e mettendole su una board visuale in modo che dobbiate dire sono d'accordo, lo sto leggendo, sono d'accordo, no, non sono più d'accordo, parliamone. Ho fatto delle domande semplici, ditemi qual è la rilevanza aziendale di questa cosa di cui state parlando, di ognuno di questi nuovi clienti o nuovi prodotti di cui state parlando, e ditemi la rilevanza aziendale e ditemi l'effort che voi pensate che possa avere rispetto alla vostra azienda, e poi raccontatemi chi le farà in azienda oltre ad altre cose. Ci abbiamo impiegato non poco, non è stato veloce questa cosa, ci abbiamo impiegato almeno 2 ore a farla, e mentre loro scrivevano questi numeri io gli ho fatto una tabellina alle loro spalle, ero proprio alle loro spalle su una lavagna, e ho messo qui in questa zona che qui vedete verde e gialla una tabella di priorità. Da lì è stato molto semplice, molto più facile farli convergere su che cosa si dovesse fare per prima e che cosa avesse veramente rilevanza per l'azienda, perché erano tutti coinvolti, per la prima volta si erano posti la stessa domanda tutti insieme, coinvolti nello stesso posto. Da lì improvvisamente li ho visti diventare un team, non erano più i dirigenti Tizio, Caio, Sempronio, erano l'azienda, erano il team. E infatti il canvas successivo, il link canvas successivo fatto su carta da pacchi, che mi piace un sacco, la proposta di valore del prodotto successivo è stata chiara, condivisa, era una frase unica, ricchissima, ma condivisa da tutti, non erano più 3, 4, 5, 6. E oltretutto questo non è una macchinetta semplice, questa qui è una nuova linea di business. Non era facile convergere su un'indicazione unica, ma lì li ho visti diventare un team perché erano tutti coinvolti. Sempre la stessa azienda. Ritengo molto utile e aiuta moltissimo, ragionare in modo visuale. Siamo tutti capaci di raccontare parole che però verba volant, in questo caso scritta manet, intorno a un barashi, che è un tipico modo di pianificare visuale. Ciò che si vede all'occhio nudo libera la mente e dà la possibilità di essere creativi, di pensare ad altro, ci stimola a far andare oltre il pensiero. Scrivendo, mettendo nero su bianco, fogliettini, post-it che devono essere condivisi, quindi il coinvolgimento, quello che si vuole fare nella modifica del macchinario, può essere un prototipo o può essere una nuova linea di business, non importa, funziona sempre, la progettazione visuale
la pianificazione visuale è una forza enorme nel coinvolgimento delle persone. E qui ci sono il direttore tecnico, qui c'è il direttore di produzione e qui c'è il product owner. User story mapping, pianificazione settimanale o a sprint successivi di quel che si farà. Lo Scrum Master, che in questo caso è un tecnico, è una persona che si è proposta, lui, fa parte del team di progettazione, e si è proposta a lui di aiutare gli altri a lavorare meglio insieme. Sono molto orgogliosa di questa persona qua, era la prima volta che faceva lo Scrum Master. Quindi ogni settimana, ma in questo caso è ogni settimana, sprint di una settimana, tipicamente gli sprint sono in realtà bisettimanali, quindicinali. Ci si trova e ci si racconta vis-à-vis che cosa abbiamo fatto e dove sono. Scusate. Ci si racconta e ci si mostra durante la review che cosa abbiamo fatto. Il macchinario è un pochino più difficile perché bisogna vedere della progettazione 3D, della modellazione solida. Nel software è più facile perché si guarda qualcosa di funzionante. Sempre per coinvolgere le persone, il daily scrum meeting. Oggi faremo questo. Verso dove stiamo andando? Insieme. Tutto il team che si confronta ogni giorno. Questo ragazzo era un junior, un progettista junior all'inizio del progetto. E qui siamo a una review molto importante, in realtà era un gate importante, di passaggio tra il primo prototipo e l'industrializzazione di questo prototipo. Non avrei mai detto che questo ragazzo, all'inizio il più timido dei timidi, sarebbe riuscito a presentare il suo progetto, di cui era diventato l'orgoglioso portatore della bandiera del suo team di fronte a tutto il board. Scusate. Lavorare nei team Scrum aiuta moltissimo a crescere, aiuta le persone a sentirsi sempre più forti e protetti dal proprio team, perché dietro lui non era da solo davanti al board, dietro a lui c'erano le competenze di tutto il suo team cross funzionale, non solo di progettisti. Lì dentro c'era un rappresentante del montaggio, un rappresentante dell'ufficio costi, un rappresentante dei commerciali. Lui era forte di tutto il team, della forza di tutto il team che lo spalleggiava. Scrum aiuta proprio le persone a crescere, il team a crescere. E anche modificare i prodotti man mano che vengono fatti. Questo era un prototipo costoso, perché materiale costoso, ma comunque brutto, sporco, fatto molto velocemente, ricostruito con delle modifiche apportate un paio di riunioni durante il barrage. Non è tutto perfetto. Questa è una retrospettiva dei capigruppo di progettazione. I capigruppo di progettazione dicono: bellissima la condivisione, bellissima la spinta verso l'innovazione. I team dei progettisti sono competenti, gli altri non sappiamo quanto siano competenti e non sappiamo quanto veramente partecipino. È sostenibile come modo di lavorare?
Sì, ma per i progetti senza cliente, per i progetti senza sviluppo prodotto, senza commessa cliente. Qui siamo nei team di sviluppo nuovo prodotto, nei team di commessa cliente agile non è così funzionante. Io sto parlando sempre di sviluppo nuovo prodotto, di team che fanno progettazione creativa, non industrializzazione. E poi qui iniziano a chiedersi che ruolo sto avendo io. Il mio job title è rappresentato dal ruolo che veramente ho nell'azienda in questo momento e che sto rivestendo. Altra retrospettiva, questo era un team di progettazione. Spesso vengono fuori più ricorrentemente le stesse cose, cioè chiedono dei posti dove poter lavorare in modo abbastanza protetto dal flusso degli ordini cliente dell'azienda, proprio perché sono due modi di lavorare completamente diversi, e chiedono di avere persone che lavorino soprattutto per il progetto di sviluppo, se non al 100% almeno all'80%. Però la cosa più importante che viene fuori dalle retrospettive, al di là delle richieste, è che se come Scrum Master, come Project Manager ci facciamo carico di portare alla dirigenza, scalare i problemi dei team, dobbiamo anche essere sicuri di poterli risolvere. Non c'è nulla di peggio di farsi il carico di problemi che poi saranno irrisolvibili, perché getti le persone nel più completo sconforto e sfiducia. Vi dicevo, i team felici quando vedi che gli altri, anche i tuoi colleghi, dimostrano passione, impegno anche a fare a modificare i prodotti in produzione durante il turno notturno per poterli poi testare la mattina successiva, sono completamente senza voce. Vi raccontavo della crescita professionale di alcune persone di cui non avrei mai detto, proprio perché i team aiutano moltissimo a crescere, Scrum aiuta moltissimo a crescere. Ci sono anche però dei motivi di insoddisfazione. Quando il product owner, per esempio, è piuttosto assente, quando ha altre mire aziendali, allora forse non dovrebbe fare il product owner. Quando ci succede l'aggressività strisciante, quando si è dispersi su troppi orizzonti, la pressione dell'ordine cliente, quando c'è qualcuno che inizia a fare tappezzeria perché c'è qualcun altro che fa degli show personali. Cosa stiamo vedendo più avanti? Stiamo vedendo altri paradigmi organizzativi che si affacciano all'orizzonte, quello verde in particolare, che è un paradigma organizzativo improntato al consenso, alle aziende che vogliono far star bene le persone, vogliono creare una condivisione degli obiettivi aziendali e con ricadute positive sul territorio. Le team organization invece sono organizzazioni del tipo senza gerarchie. In Italia non ce ne sono, non ne conosco. Sono tipici degli organismi viventi, delle progressioni degli organismi viventi. C'è Holocracy, di cui abbiamo sentito parlare, che è un sistema organizzativo. Io conosco solo Patagonia, le altre io non le conosco, le altre aziende. Non so se qualcuno di voi riconosce qualcuna di queste aziende. In una delle aziende in cui collaboro c'è in atto questo progetto per costruire una fabbrica nella fabbrica. Cos'è la fabbrica nella fabbrica? È una fabbrica che va alla velocità di Scrum, di Agile, e che costruisce i prodotti all'interno di un'azienda più grande che invece va alla sua velocità solita, costante, da pachidermica, diciamo, in alcuni momenti. L'obiettivo è ridurre
a metà il tempo di sviluppo, il time to market. Come? Con questi team cross funzionali, ma permanenti. Proviamo. Sto soffrendo. Permanenti sullo sviluppo prodotto e non a salto tra l'ordine cliente e lo sviluppo prodotto. Potrebbe fare effetto. Canali di approvvigionamento materiali diversi da quelli dei materiali per l'ordine cliente. Quindi certo il lungo lead time, il breve, il medio lead time, però canali non perfettamente istituzionalizzati, non perfettamente istituzionali. E quindi estendere l'agilità anche alle altre fasi dello sviluppo del prodotto, quindi anche all'assemblaggio e anche all'acquisizione dei materiali. Spazi dedicati sia in ufficio che in fabbrica. Spazi dedicati in fabbrica vuol dire anche spazi con gli accessori, le attrezzature dedicate solo allo sviluppo prodotto e quindi non utilizzate secondo le priorità date dall'ordine cliente. In tutto questo però io mi sto chiedendo se stanno dando il giusto risalto anche all'aspetto umano di questo modo di lavorare. La domanda che mi faccio io, loro hanno iniziato secondo queste priorità. Si richiede al product owner di essere molto centrato sul prodotto, sul prodotto e sul team, di vivere come in un ecosistema il team e il prodotto insieme. Il product owner deve essere una persona in equilibrio, deve trovare un equilibrio forte tra essere un uomo di mercato ed essere un tecnico, non deve fare troppo il commerciale, non deve fare troppo il direttore tecnico, è difficile l'equilibrio. E poi quanti prodotti nuovi può reggere un product owner? Probabilmente può reggere solo un nuovo prodotto alla volta o due, non deve essere ingordo, bisogna anche come Scrum Master indirizzare le persone con cui si lavora quando le si vede latitanti. Lo Scrum Master deve crescere, lo Scrum Master non può essere un ragazzino, non può essere una persona che non ha peso aziendale, lo Scrum Master deve poter dire quello che pensa ai dirigenti, lo Scrum Master non è un servant leader. Non siamo in tanti più d'accordo sulla servant leadership. La host leadership è il nuovo versante dello Scrum Master, cioè sono ospite, ti preparo, ti faccio, sono come l'ospite che ti accoglie in casa sua per una festa, preparo tutto in modo che tu possa lavorare bene, ti do i tempi, ti do i mezzi, non sono il tuo segretario, non sono un poliziotto, non sono un cameriere, non sono neanche il padrone del tuo tempo, sono una persona che ti aiuta a lavorare meglio. Non tutti possono stare nei team di Scrum, nei team di sviluppo prodotto, perché sono team veloci, sono team stressati. Se sei in grado di reggere lo stress, se sei in grado di dare quello tutto nel momento in cui è necessario, in questo momento ristretto in cui è necessario, lavori bene. Se sei invece una persona che ha bisogno di altri tempi, lavora in un'altra parte dell'azienda. Non è necessario, obbligatorio stare dentro al core team. Molti di questi libri voi li conoscerete già, è inutile che vi presenti la Scrum Guide, ovviamente, però per esempio Reinventing Organization
è un libro secondo me da leggere, come Drive, che è molto gradevole sulla motivazione, su ciò che ci porta a lavorare bene, a lavorare meglio, che non so, che non è il bastone carota, non è mai più. Host, Mark McCargo e Helen Bailey, che hanno scritto questo godibilissimo libro. Fare il doppio metatempo in realtà è romanzato, qui Jeff Sutherland fa una marchetta a Scrum, però è molto godibile anche questo. Poi i modi per lavorare, user story mapping e impact mapping. Considerazioni finali che ho già fatto tutte. I team di sviluppo che chiedono di avere spazi dedicati e persone dedicate a tempo pieno, o quasi. Dei team narrano figure di supporto ai colleghi, gli Scrum Master emergenti. La leadership situazionale consente alle persone di essere prime donne di volta in volta, non c'è una sola prima donna nell'orchestra jazz. Ci sono una serie di solisti che lavorano insieme, che fanno un concerto insieme. Le direzioni aziendali devono essere orientate tutte nello stesso modo, verso il cambiamento. Tutto funziona meglio quando la proprietà, la dirigenza rende esplicita la scelta di cambiamento, la direzione verso quale si sta andando. Se non c'è convergenza, i team lavorano malissimo. Li ho visti lavorare male perché si chiedono: ok, ma questa scelta che io sto facendo di lavorare agile è convergente rispetto a tutto il resto dell'azienda? La proprietà deve essere molto esplicita. L'ambiguità è quanto di peggio si possa pensare per team che comunque lavorano sotto stress. Agile a me piace, ci piace, perché genera conoscenza e favorisce la creatività e la produttività. Poi vi lascio con la traduzione sulla team organization. Un processo decisionale basato sulla bussola morale interiore. Al futuro può darsi. Grazie. L'applauso è piccolo. Facciamo un applauso a tutti.